Vince secondo pronostico il Notaresco per 3-0 sul Vasto Girardi e blinda il secondo posto, ma avvicina anche la capolista Campobasso, che resta comunque padrona del suo destino. Locali in campo in tenuta bianca, ospiti in maglia blu. Dopo le prime schermaglie al secondo sugli sviluppi di un angolo, palla a fraraccio per il Vasto Girardi, che sotto porta conclude però fuori. E così al dodicesimo, al primo vero affondo, la squadra abruzzese già in vantaggio. A quadro serve sull'out di destra Banegas, che controlla il pallone, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Safestas per l'1-0 del Notaresco. Gara che si mette subito in discesa per la squadra di Massimo Epifani, con l'argentino che tocca quota 15 nella classifica marcatori. Accusa un po' il colpo la squadra ospite, che stenta a reagire, e così è ancora la formazione del presidente Di Giovanni, con lo scatenato Banegas, a chiamare al lavoro il portiere Molisano, che poi al 31esimo va a deviare in angolo, una conclusione dell'argentino bravo a smarcarsi in area. Rossoblu in controllo del match con il suo attaccante principe, autentica spina nel fianco della difesa ospite. Al 39esimo c'è però un lampo del Vasto Girardi con Mercai, che in area conclude di potenza trovando la traversa che salva così Sciba dal gol. Gara vivace con il Notaresco, di nuovo pericoloso poi al 42esimo minuto, quando ancora Banegas crossa in area per Palumbo, che litiga con il pallone prima dell'intervento di Dos Santos, terminato nel frattempo in fuorigioco. Al 44esimo Banegas Show con slalom e conclusione, questa volta alta, dell'attaccante di casa. Nella ripresa, avvio di partita equilibrato fino al 13esimo, quando Palumbo in area ospite si divora il 2-0 colpendo il palo. Il Vasto Girardi è però vivo, visto che al 19esimo c'è lavoro per Sciba su conclusione di Gentile. Cresce la squadra di Prosperi, che al 22esimo grida il gol, ma sul colpo di testa ravvicinato di Mercai Sciba è provvidenziale. Emozioni al Savini con il Notaresco, che poi al 25esimo chiede il rigore dopo un contatto in area fra Guglielmi ed il nuovo entrato Marchionni, con Raineri di Como che lascia però proseguire fra le proteste abruzzesi. La partita resta così in bilico, visto che al 28esimo è guida a dare lavoro ancora al portiere del Notaresco. Nella consueta girandola di sostituzioni si arriva nell'ultimo quarto d'ora con il Notaresco che rifiata, andando al 36esimo vicino al 2-0 con la punizione di Banegas, che fa terminare il pallone di un soffio al lato. Al 39esimo Vasto Girardi in 10 per il doppio giallo a Ruggeri dopo il fallo del capitano Molisano su Dos Santos lanciato a rete. Il raddoppio della formazione abruzzese è però rinviato e arriva al 42esimo quando Marchionni, davanti a Safestas, non sbaglia per il 2-0. Gara chiusa a questo punto con Dos Santos che poi si divora al 44esimo il tris, e con Banegas che al 47esimo segna il gol del 3-0, prima della festa finale per la vittoria, che mette al sicuro la piazza d'onore e che lascia aperto qualche spiraglio per il primo posto. Bifani, una bella vittoria. Secondo posto blindato, meno 6 dal primo posto col pareggio del Campobasso, insomma meglio di così oggi non si poteva fare. Sì, siamo contenti di questo e continuiamo il trend che stiamo facendo dall'inizio del campionato. E queste sono partite non facili, perché si gioca a giugno inoltrato e poteva sembrare che il campionato era finito per il fatto che non ci sono retrocessioni, quindi la squadra sta facendo veramente grandi cose dall'inizio. E siamo contenti anche dell'andamento di oggi, dei risultati, quindi continuiamo, ci abbiamo una piccolissima speranza, ce la giocheremo fino all'ultimo secondo di questo campionato. Sei tornato in panchina dopo un mese, cosa hai provato? Ma emozione sicuramente, perché poi quello che mi è successo è acqua passata e ho passato dei giorni veramente duri. Però si va avanti, ma l'affetto dei ragazzi, l'affetto della società, l'affetto di tante persone che mi sono state vicine in questo periodo è molto bello, e quindi è passato anche questo, e niente, andiamo avanti a lavorare sul campo e fare quello che sappiamo fare, che è l'allenatore e i giocatori. Prosperi, è arrivata questa sconfitta con il Notaresco, eppure fino all'1-0 il Vasto Girardi era ampiamente in partita, poi il finale è stato un finale con due reti che hanno praticamente chiuso la gara. Sì, ma anche l'espulsione mi sembra veramente esagerata, cioè, non protesto mai con gli arbitri, però mi sembra esagerata, perché è stato un fallo, una palla di rimbalzo, mi sembra estremamente esagerata. La prestazione secondo me è stata molto positiva, è normale, abbiamo fatto dei cambi come è giusto che sia a questo punto della stagione, perché
Però sono contento, il ragazzo del 2005 sta fatto un'ottima prova. Alla fine noi, anche se siamo salvi da un pezzo, continueremo così fino alla fine, a giocarci la partita fino al 90esimo del 20 di giugno, cercando di ottenere qualche altro punto per onorare la classifica e per mettere in mostra i ragazzi che abbiamo.